Cartier Santos Galbé, il primo orologio da polso della storia. Il 1904 segnò un momento rivoluzionario nell'orologeria, grazie al genio innovativo del gioielliere parigino Louis Cartier e alla richiesta speciale dell'amico e aviatore Alberto Santos Dumont. Santos Dumont era noto per le sue avventure pionieristiche nell'ambito dell'aviazione, ma aveva anche una particolare esigenza: un orologio da polso che potesse essere consultato comodamente mentre era ai comandi del suo dirigibile. Gli orologi da tasca dell'epoca erano capolavori di ingegneria ma scomodi durante il volo, il che lo portò a rivolgersi a Louis Cartier con una richiesta insolita ma significativa. Cartier, noto per la sua passione e ingegno nell'arte della gioielleria, accettò la sfida con entusiasmo. Il risultato fu un prototipo unico, un orologio con una cassa rettangolare e angoli smussati, equipaggiato con attacchi per un cinturino di cuoio. Questo orologio segnò la nascita del Cartier Santos, un nome scelto in onore di Alberto Santos Dumont. Nel 1911, Cartier prese la decisione di produrre in serie il suo primo orologio da polso, rendendolo disponibile al pubblico. Questo modello divenne ben presto un'icona dell'orologeria e un emblema dell'azienda stessa. Un elemento distintivo del Cartier Santos è la presenza di 8 viti visibili sulla lunetta, ispirati ai rivetti utilizzati sulle carlinghe degli aerei, che rappresentano un omaggio tangibile all'amicizia tra Santos Dumont e Cartier e al mondo dell'aviazione. La collezione Santos Galbé offre ulteriori scelte per gli amanti dell'orologeria. Questi modelli sono disponibili in versioni piccole ed extra large, con cassa e bracciale in acciaio, vetro zaffiro e quadrante in opalino argentato, impreziositi da numeri romani e lancette a forma di gladio. L'orologio offre anche una funzione di data finestrella, un tocco di praticità. La sua resistenza all'acqua fino a 30 metri lo rende adatto all'uso quotidiano. Il Cartier Santos rimane un'icona dell'orologeria di lusso, un tributo duraturo alla creatività e all'innovazione nell'industria dell'alta moda.